Caro diario, oggi a scuola Sabrina è venuta a parlare con me. Voleva chiedermi una cosa. Era dolce e gentile, ma non ho creduto alla sua messa in scena. Mi ha detto che il suo orsacchiotto preferito si era strappato e visto che so cucire mi sarebbe stata molto grata se gliel'avessi aggiustato. Solo che Sabrina non ha un orsacchiotto. Ma conosco qualcuno che ce l'ha. Chloe. Quello è il tuo orsacchiotto, Chloe. E non so perché dovrei aiutare Chloe Bourgeois. Sul serio, lei è la causa di almeno la metà delle acumizzazioni di Parigi da quando è comparso Papillon. Forse lavora con lui. Non mi sorprenderei se le avesse chiesto di aiutarlo, visto il suo talento nel provocare emozioni negative nelle persone. Anche se alcuni dei cattivi, come Gorizilla e Risposta, davano la caccia ad Adrien. E una cosa so per certo, che lei non vorrebbe mai che lui si facesse male. Credo che il suo affetto per Adrien sia sincero. In effetti è l'unica cosa che abbiamo in comune. E poi sembra che lui abbia una buona influenza su Chloé. Una volta è persino riuscito a farle fare qualcosa di buono. Ricordi quando lei ha organizzato una festa per farsi perdonare di essere stata cattiva? Certo, Chloé è sempre Chloé. Non è riuscita a restare gentile a lungo. Tutto questo ballare mi ha fatto venire sete. Dove trovo un po' di ghiaccio? E come faccio a saperlo? Non sono la tua serva, cercatelo da sola. Ma è stato un inizio. E chissà, se venisse incoraggiata più spesso potrebbe diventare una brava persona. Forse ha bisogno di un'occasione. D'accordo, ricucirò il suo orsacchiotto. Arrivederci per ora, caro diario.